Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuova puntata della Casa della Pallamano, il format dedicato alla pallamano del Campus Italia, la squadra federale che fa base al centro tecnico di Chieti Scalo, ma anche alla pallamano abruzzese, dunque alle formazioni abruzzesi impegnate nel campionato di Serie A 2, sia maschile che femminile, e nel campionato di Serie B. Parleremo un po' di tutto, andremo anche oltre confine, parleremo di pallamano internazionale e lo faremo con i nostri ospiti, sia in studio che in collegamento. Saluto qui al mio fianco Marco Zanon, uno degli atleti del Campus Italia. Ciao Marco. Ciao Matteo. E in collegamento abbiamo invece un abruzzese impegnato molto al nord, quasi al confine, in Alto Adige, con la maglia del Bressanone nella Serie A Beretta, atleta di origini teramane, Riccardo Di Giulio. Ciao Riccardo. Salve, ciao Matteo, buonasera, grazie per l'invito. E con loro parleremo un po' di tutto, come dicevamo, quello che riguarda la pallamano sia di casa nostra sia no. Partiamo dal Campus Italia, Campus Italia che ha trovato la terza vittoria consecutiva, ha battuto la settimana scorsa nella casa della pallamano proprio a Chieti il Follonica, formazione toscana, col finale di 27-22, nel mezzo anche alcuni amichevoli che hanno portato risultati favorevoli contro l'Under 17 dell'Uzbekistan. All'orizzonte però c'è una trasferta delicata contro la formazione sarda del Verde Azzurro. Vediamo il servizio. Sarà anche fine anno, ovvero tempo di pensare alla sosta natalizia ed anche a un po' di meritato riposo, ma il Campus Italia di rallentare non ne vuole proprio sapere. Vince la squadra federale, vince ancora in campionato e vince anche in amichevole. Nella casa della pallamano di Chieti infatti cadono nell'ordine Follonica e poi per due volte la selezione Under 17 dell'Uzbekistan. La prima avversaria, la squadra toscana, era anche quella designata per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2. Successo sabato scorso con risultato di 27-22 contro la il match per larghissimi tratti, inanellata la vittoria consecutiva numero 3 in campionato, ma ciò che più incoraggia Riccardo Trillini, il direttore tecnico azzurro, è la crescita dei talenti di Stanza Chieti. Io penso che c'è da essere soddisfatti al di là delle 6 vittorie e 6 sconfitte dal progresso che i ragazzi hanno avuto. È questo che cerchiamo di formarli in una maniera più completa possibile e questa è non ce lo dobbiamo mai dimenticare, non ce lo dovevamo dimenticare all'inizio quando si perdeva un po' di più e non dobbiamo dimenticarcelo adesso, per cui bene così, andiamo avanti. All'orizzonte c'è il prossimo impegno, delicata trasferta a Sassari con il Verde Azzurro, con la settimana che è stata scandita dalle amichevoli contro i parità dell'Uzbekistan, vinte entrambe in maniera larga e senza patemi d'animo. La trasferta in terra sarda sul parquet del Pala Santorus segnerà anche l'inizio della pausa. I giovanissimi del Campus Italia saluteranno l'Abruzzo fino al nuovo anno, vacanze in famiglia, meritato riposo per poi rituffare la testa in un campionato di A2 che vedrà il girone di ritorno della regular season aprirsi il 22 gennaio con la trasferta di Bologna. E allora, momento sicuramente favorevole per il Campus Italia. Marco, tu la stai vivendo non proprio da dentro il campo, purtroppo, perché lo ricordiamo, ad inizio stagione ti sei infortunato ai legamenti crociati del ginocchio sinistro, è un recupero lungo. Innanzitutto, come stai e come sta andando questo recupero? Beh, sicuramente il ginocchio sta sempre meglio e cosa posso dire? Pian piano, dai, pian piano. Sì. Pian piano sto aspettando di tornare in campo, poi sono felicissimo di vedere i miei compagni vincere e non vedo l'ora di dare una mano a questa squadra nelle vittorie e soprattutto anche, come abbiamo visto con la nazionale, a fare queste amichevoli molto, possiamo dire, molto utili per l'esperienza. Certo, poi amichevoli che stanno andando bene, erano andate bene, positive, anche quelle contro Israele. Ecco, l'obiettivo... I ragazzi stanno vincendo, i tuoi compagni di squadra stanno vincendo, l'obiettivo è quello più lungo, lo diciamo sempre, più a lungo raggio dei campionati europei, lì dovresti esserci ed è quello che conta di più, poi soprattutto anche perché Paul Wierer, che è l'altro ragazzo con cui ti dividi il ruolo di terzino destro, sta tirando la carretta, sta faticando tanto. Dai, si fa abbastanza minuti a partita ogni volta, quindi un po' di cambio gli serve, poi... E tu non vedi l'ora. Io non vedo l'ora di dargli il cambio e lottare per un posto da titolare con lui, fa sé una bella gara fra noi due, possiamo dire. Conosce bene Paul Wierer perché ci ha giocato assieme con il Bressanone, ma non solo, conosce anche Federico De Ruvo e Tommaso De Angelis, i due atleti teramani del Campus Italia, Riccardo Di Giulio, che abbiamo in collegamento, come detto, da Bressanone. Riccardo, che ne pensi di un progetto così, un progetto come quello del Campus Italia, i migliori talenti italiani di 16-17 anni che si sono trasferiti qui nella struttura di Chieti? Ma è un progetto molto, molto interessante. Altre nazioni come le isole Faroe erano
hanno puntato su un progetto simile e sono molto cresciuti. C'è da dire che mancano alcuni elementi che giocano in A1, ad esempio a Trieste o a Fasano, da come ho potuto vedere. È un buon progetto, i ragazzi sono talentuosi e stanno crescendo, e quindi vedo un Tommaso De Angelis sempre più in crescita. Già lo avevo visto quando era a Fasano, quindi io lo conosco da quando era piccolissimo e l'ho visto crescere così tanto e sono veramente contento per lui. E Federico De Ruvo, ho notato che ho visto, perché io di solito le domeniche guardo un po', per li seguo comunque da lontano, e ho visto che ha dei problemi fisici, sì, alla caviglia, quindi gli auguro, sì, e quindi gli auguro il meglio. Polvirer, ho avuto la fortuna di allenarmi insieme con lui, anche di fare alcune partite, un ragazzo veramente una bravissima persona, oltre che un buon giocatore, un bravo giocatore, e ha tanto potenziale e lo sta dimostrando, e mi auguro che possa crescere sempre di più insieme a questo progetto, che comunque è molto valido, ecco. Diciamo che si ambientano al professionismo, e questa è una cosa, hanno la possibilità di studiare, hanno la possibilità di lavorare, un progetto completo che mi auguro possa far crescere la pallamano italiana e darci un futuro che è appunto sempre più in crescita, che la pallamano italiana merita, ecco. Tra l'altro, in un certo qual modo, la scelta di questi ragazzi di cambiare la loro vita da giovanissimi in qualche modo è anche assimilabile alla tua scelta da giocatore. Anche tu sei andato giovanissimo via da Teramo, sei andato a giocare prima nel Gaeta e poi questa decisione di andare a Bressanone in Alto Adige, dove per la verità la colonia teramana quest'anno è particolarmente nutrita, perché oltre a te c'è Stefano Arcieri, tu sei stato tra i primi, c'è dall'altra parte nella squadra femminile Giorgia Di Pietro, che abbiamo avuto nostra ospite, c'è Gigi Darui, che è l'anima, uno dei dirigenti simbolo del Bressanone. Come ti trovi a Bressanone? Come sta andando? Come va l'ambientamento anche, no? In una regione che per stile di vita è sicuramente diversa dall'Abruzzo, bellissima, ma sicuramente diversa. Sì, questo è il mio terzo anno che sono qui. Come se fosse praticamente il primo di anno, perché purtroppo il primo anno è stato interrotto per Covid, il secondo anno qui purtroppo per Covid il palazzetto era sempre naturalmente chiuso al pubblico e ho giocato praticamente una stagione e mezza con il pubblico, comunque un ambientamento davvero fantastico, mi sono sentito come se fossi in famiglia. E qui si respira pallamano, si vive qui di pallamano, io penso che giocare in un palazzetto così è che partire già in vantaggio quando si gioca in casa, perché appunto qui si vive di pallamano. E niente, mi auguro di poter dare il massimo possibile per questa città, e vediamo poi come andrà. Tra l'altro, Teramani, immagino che gli arrosticini non manchino mai in Alto Adige, comunque. No, quelli non mancano mai. Ho la fortuna di vivere con Stefano Arcieri in casa e ogni tanto li ordiniamo, li portiamo qui, ecco, li facciamo assaggiare alla squadra. Lo andremo sicuramente a pescare nelle prossime puntate. Sì. Campionato che vi vede tra l'altro come una delle squadre del campionato di Serie A1, la Serie A Beretta maschile, che vi vede come tra le candidate per la vittoria del titolo, o quantomeno per rientrare tra le quattro che giocheranno i playoff scudetto. Quest'anno vi sentite un pochettino il peso di una delle favorite addosso, diciamo così? Guarda, ti dirò, noi abbiamo iniziato la stagione sapendo di avere naturalmente una squadra in grado di lottare. Abbiamo commesso dei passi falsi che purtroppo a distanza di tempo li paghi. Ci sono squadre che di passi falsi ne commettono pochi, ecco. E adesso abbiamo una partita fondamentale a Fasano. E poi ci giocheremo il tutto nel girone di ritorno, oltre a questa partita, e cerchiamo di arrivare il più in alto possibile, perché questo non è
non è l'obiettivo della squadra che la società ci ha imposto, è l'obiettivo che noi stessi ci siamo imposti, perché sappiamo di avere una squadra competitiva, ben amalgamata, e speriamo di arrivare più in alto possibile. Tra l'altro ci saranno anche, e ci sono già stati, incroci interessanti anche tra giocatori abruzzesi al vertice del campionato maschile della Serie A Beretta, perché i giocatori di Bressanone giocano per lo scudetto, anche quelli abruzzesi, anche Riccardo Di Giulio e Stefano Arcieri, e incrociano Pasqualino Di Giandomenico, Teramano anche lui, che è il portiere del Conversano, la squadra che ha vinto lo scudetto nella passata stagione. Chi cerca continuità indubbiamente è il Campus Italia, tornando alle vicende legate alla Casa della Pallamano. Al termine della gara contro il Follonica abbiamo raccolto con il nostro Andrea De Aloisio le impressioni del pivot Ivano Rossi, ascoltiamo. Ivano Rossi, è un buon momento questo per il Campus Italia, terza vittoria consecutiva. Certo, ci stiamo allenando molto bene, stiamo migliorando tutti quanti e i risultati si vedono. Infatti, come hai detto, questa è la terza vittoria consecutiva e siamo tutti quanti molto contenti. Come ti trovi qui a Chieti? Molto bene, siamo riusciti a ambientarci tutti quanti e sono molto contento di vivere questa esperienza qua al campus e di stare con tutti gli altri ragazzi. I tuoi obiettivi personali per questa stagione e di gruppo, insomma, perché tu fai parte di questo gruppo che poi andrà a fare gli europei la prossima estate, no? Sì, sicuramente come obiettivo posizionarci nel miglior punto della classifica, sicuro, e poter migliorare e poter andare a giocare agli europei con una squadra molto forte e competitiva. Un tuo bilancio personale di questa prima parte di stagione, che poi siamo quasi alla metà, manca una sola giornata alla fine del giro di andata, il tuo bilancio personale di questa esperienza? Secondo me positivo, però possiamo migliorare, posso continuare a fare molto secondo me. Marco, rubo la domanda a Andrea De Aloisio, ha chiesto a Ivano Rossi come ti trovi a Chieti, è una domanda ricorrente perché magari qualcuno se lo dimentica, ma siete ragazzi di 16-17 anni, tu vieni da Venezia, sì. Sei un ragazzo veneto che ha cambiato vita, ha cambiato scuola, al di là dell'infortunio hai cambiato vita, come stai a Chieti? Mi trovo molto bene, devo dire, anche se è un grosso cambio passare dalle barche alle macchine, però per il resto città dove ci troviamo tutti bene, poi dove viviamo siamo molto felici. Siamo come una famiglia noi e quindi quando a qualcuno serve qualcosa basta chiedere. Poi anche io frequento la scuola Pescara, quindi frequento anche quella città e anche quella, possiamo dire, non è male. Hai ritrovato il mare almeno lì? almeno sento un po' anche di casa. Anche se hai poco tempo per andarci, perché gli allenamenti immagino comunque siano serrati. Sì, poi anche e soprattutto con la fisioterapia che devo seguire ogni giorno è abbastanza stressante, dai. La Casa della Pallamano è terra non soltanto delle gare del campionato di Serie A2, ma anche delle amichevoli del Campus Italia in ambito internazionale. Abbiamo già citato le partite contro l'Uzbekistan, due banchi di prova importanti, interessanti come crescita per i ragazzi della squadra federale che hanno avuto la meglio sui loro pari età uzbeki che preparano i giochi asiatici di categoria. Al termine della seconda sfida, quella giocata nella giornata di ieri proprio nella Casa della Pallamano, Centro Tecnico Federale di Chieti, abbiamo ascoltato il vice allenatore del Campus Italia, Pasquale Maione. Giocare a livello internazionale, soprattutto a questa età, è importantissimo. Io credo che si cresca moltissimo a fare questo tipo di partite, giocare contro altre realtà. Loro sicuramente sono un po' indietro rispetto a noi, ma hanno fatto un tipo di difesa, un tipo di approccio alla partita a cui noi non siamo abituati a livello campionato italiano e quindi ci è servito anche questa cosa per continuare il nostro processo di crescita. I nostri ragazzi hanno affrontato la prima partita impegnandosi al massimo e abbiamo giocato veramente un'ottima pallamano. Oggi forse erano consapevoli che gli avversari erano un po' più deboli di noi e il primo tempo soprattutto siamo entrati un po' più morbidi, ma poi il secondo hanno reagito bene, sono scesi in campo concentrati e siamo riusciti a creare un bel divario. Sabato c'è una partita importante di A2 a Sassari contro Verdazzurro. Che tipo di partita sarà? È una partita dove dovremmo essere disposti a fare sacrificio perché loro sono una squadra veramente velocissima, corrono tantissimo e noi dobbiamo rispondere al loro gioco correndo anche noi. Non abbiamo scuse, siamo una squadra giovanissima, quindi possiamo correre per 60 minuti, ci aspetta una partita veramente tosta perché per esperienza l'ultima partita prima delle feste è sempre difficile perché la testa è già a casa, i ragazzi sanno che per diventare matura, per essere una squadra matura dobbiamo superare questo ultimo step prima delle meritate vacanze.
Delegazione uzbeka che peraltro è stata anche ricevuta dal sindaco al comune di Chieti, dall'assessore Emanuele Pantalone e dal sindaco Diego Ferrara. Marco, chiaramente il grande vantaggio di avere il centro tecnico federale vuol dire non solo poter avere gli allenamenti, le migliori strutture a disposizione, la ciclicità del campionato, ma anche poter ospitare tante squadre che arrivano da fuori, nazionali estere, e questo per voi è faticoso perché si gioca di continuo, però chi gioca cresce anche. È impegnativo giocare qualche volta 2-3 partite a settimana, però è anche molto istruttivo, ci serve molto, soprattutto anche per poi le partite in A2 dove serve esperienza, anche con le partite è molto utile. Poi giocare contro altre nazionali ci dà ancora più importanza, siccome dobbiamo giocare con la maglia dell'Italia, che è sempre una gioia indossare, possiamo dire. Tra l'altro tu l'hai già indossata in occasione degli ultimi campionati europei, quelli under 19, quindi con la selezione della fascia d'età più grande, superiore rispetto a te. Ecco, raccontami qualche emozione. È chiaro che hai avuto un minutaggio non elevatissimo, perché lo ricordiamo ancora, erano tutti più grandi di te, però quando ci si mette la maglia azzurra è sempre una cosa speciale. Beh, sicuramente con gli europei è stato molto bello anche giocare, anche se ho giocato poco, però davanti avevo un fantastico Thomas Bortoli che ha giocato veramente bene, e ho avuto anche la soddisfazione di fare il mio primo gol contro la Francia. E mica male. Ed è stata anche un'emozione unica. Chiedo a Riccardo Di Giulio di restare in linea, di restare collegato con noi, perché nella seconda parte parleremo di Serie A2 e so che lui è abbastanza ferrato, un po' per legami familiari, un po' per amicizie con i ragazzi del Teramo, quindi sicuramente gli chiederemo un parere. Intanto però parliamo di pallamano internazionale, perché in questo fine settimana si giocano le finali, le semifinali e le finali dei campionati mondiali, e dunque questo nostro format serve a parlare di quello che succede entro i confini nazionali, in Abruzzo in particolare, ma anche per farvi scoprire un po' quanto sia appassionante e quanto possa essere spettacolare la pallamano internazionale. Vediamo. Sono Francia, Danimarca e Norvegia, Spagna le semifinali dei 25esimi campionati mondiali femminili, due scandinave e due nazioni di stampo neolatino. Tre quarti del tabellone è lo stesso degli ultimi europei, la sola eccezione è la Spagna, padrona di casa Granollers, dove l'attenderà un muro rosso di oltre 4.000 spettatori. La squadra di Ignacio Prades, tecnico con 12 partite ufficiali da selezionatore della nazionale fino ad ora sempre imbattuto, è quella che più di recente è stata vicina al titolo iridato. L'ho perso 2 anni fa contro l'Olanda nella prima finale della sua storia, ma questa volta le olandesi non ci sono, eliminate nel main round, mentre in semifinale alle 20:30 ci saranno le stesse norvegesi che Carmen Martin e compagni avevano eliminato 2 anni fa a Kumamoto. Certo, la Norvegia, 8 volte campione d'Europa, ha brillato ai quarti eliminando la Russia. Nell'altra metà del tabellone in campo alle 17:30 Danimarca e Francia, due organici a dir poco completi. Contro la Svezia, le Bleu Oro alle Olimpiadi di Tokyo hanno spedito in gol ben 11 delle 16 giocatrici a referto. Olivier Crumbo sa di avere a disposizione un roster vastissimo e fatto di giocatrici al top del panorama mondiale. Di là, le danesi, migliore difesa dei mondiali per enorme merito della coppia di portiere formata da Sandra Toft e Altea Reinhardt. In campo in tutto 6 titoli mondiali, l'unica a non averlo mai vinto è proprio la Spagna, padrona di casa. La Norvegia può invece eguagliare in caso di successo il record di 4 titoli iridati in mano alla Russia, ma prima ci sono le semifinali, sarà spettacolo autentico e per gli appassionati italiani sarà in diretta televisiva su Sky Sport Action, canale 206 della piattaforma Sky, oltre che in streaming su Now TV e Sky Go. Sky Sport Action dunque per seguire il 19 dicembre alle 17:30 la finalissima che assegnerà i campionati mondiali femminili, la 25esima edizione. Adesso però è tempo di tornare al campionato di Serie A2 a seguire le vicende delle squadre abruzzesi. Piccolo break e poi torniamo per approfondire il tutto insieme. Rinviata per inagibilità del campo la gara della settimana scorsa tra la Lions Teramo ed il Verde Azzurro, le due squadre recupereranno dopo la decisione del giudice sportivo il match il prossimo 12 gennaio. Sconfitta invece nel girone B, sempre della Serie 2 maschile, per quanto riguarda la Hogan Pescara a Casalgrande, continua a vincere la nuova Handball Teramo, il servizio sulle squadre abruzzesi in A2.
Finale d'anno per la pallamano italiana e finale d'anno anche per i campionati femminile e maschile di A2. Momenti diversi per le squadre abruzzesi. Per la Lions Teramo nel girone B settimana particolare. L'inagibilità dell'impianto abruzzese ha reso impossibile disputare la partita contro il verde azzurro originariamente in programma per sabato scorso. E di mercoledì inoltre la decisione del giudice sportivo che ha disposto la ripetizione della partita, la cui ricollocazione in calendario è prevista per il prossimo 12 gennaio. Nel frattempo la squadra allenata da Marcello Fonti, forte del terzo posto in classifica, continuerà con il match sul campo del Bologna United e la sua rincorsa al duo di testa formato da Cingoli e Romagna. Sul campo dei Felsinei sfida non semplice, ma i biancorossi si affidano alle parate di Pierluigi Di Marcello e alle giocate del talentuoso centrale Alessandro De Angelis. Nulla da fare a casa il grande per la Ugan Pescara. Biancoazzurri superati 34-28 e ora la situazione si fa complessa. 7 sconfitte consecutive mettono la matricola adriatica nella posizione di dover vincere quasi per forza nel match casalingo di domenica pomeriggio contro l'Ambra. Anche i toscani provenienti da Poggio a Caiano come Pescara navigano in acque non proprio serene. I tecnici Mastrangelo e Maraldi proveranno a regalarsi un Natale sereno l'uno a scapito dell'altro. Cerca il sesto successo consecutivo nel girone di femminile invece la nuova Handball Teramo. Alla guida del loro raggruppamento Palari e compagni hanno espugnato il difficile campo del Civitavecchia. 13 reti per il capitano delle biancorosse. All'orizzonte sabato il match in casa contro la formazione salernitana della PDO. Mentre in grafica possiamo vedere la classifica del girone B della Serie A2 maschile, con Teramo che rimane dunque al terzo posto, mentre l'Ugan Pescara scivola al limite con la zona retrocessione. Ricordiamo che scendono in Serie B le ultime tre squadre della classifica al termine della regular season, mentre le prime due vanno ai playoff. Chiedo a Riccardo Di Giulio un parere su questo andamento delle due squadre abruzzesi. Teramo naturalmente immagino che la conoscerai meglio, la seguirai con più attenzione. Però a Pescara c'è anche un Roberto Pieragostino che dovresti conoscere. Sì, innanzitutto sono contento per la posizione in cui si trova la Lions. Io lì ho un pezzo di cuore, la mia squadra, la mia città, quindi sono cresciuto lì e quindi sono contento che si trovino in quella posizione. Hanno affrontato le prime due partite, due big match praticamente, una con il Cingoli e l'altra con il Romagna, e comunque non hanno sfigurato, se la sono giocata fino alla fine. E hanno un mix di giocatori di esperienza, tu lo sai, lo sai, uno tra questi è Pierluigi Di Marcello, quindi è un mix anche di giovani. C'è Alessandro De Angelis che ha avuto la possibilità di crescere un anno a Fasano e i risultati si vedono. Un ragazzo talentuoso, una bravissima persona sia dentro che fuori dal campo. Hanno giocatori che hanno militato in Serie A e quindi hanno un allenatore come Marcello Fonti che non ha bisogno di presentazioni, e quindi mi auguro possano arrivare il più in alto possibile, perché se lo meritano i ragazzi, se lo merita la città, ecco. Per quanto riguarda il Pescara, onestamente non sono molto informato. Naturalmente ha dei giocatori comunque che hanno militato in Serie A come Roberto Pieragostino. Mi auguro che possano anche loro arrivare più in alto possibile per l'Abruzzo, per la regione. Ti dico un nome, Lucrezia, che ti dice? Sì. Lucrezia è mia sorella, milita nella squadra femminile della nuova Handball Teramo. La nuova Handball Teramo. E sta facendo bene, la squadra sta facendo molto bene. Hanno preso una giocatrice d'esperienza che ha giocato in A1 femminile l'anno scorso a Erice, se non sbaglio, e hanno preso un portiere da Brunico, e hanno giocatrici come la Palari e la Cresse che sono veramente giocatrici d'esperienza e che nonostante la loro età fanno ancora la differenza, quindi questo è buono per la squadra, è buono per la città, e stanno facendo bene. Mi auguro possano arrivare più in alto possibile perché veramente se lo meritano. Grazie Riccardo, ti lascio andare perché so che vai di corsa. Sì, grazie mille, grazie dell'invito, grazie. A presto. In bocca al lupo. Ciao. Per tutto, a Bressanone. Viva il lupo.
Marco, livello del campionato di Serie A2, girone B, lo state vivendo da protagonisti, adesso state anche iniziando a prendere le misure sulle avversarie perché stanno arrivando le vittorie. Te lo aspettavi così questo girone? No, all'inizio pensavo fosse un attimo più facile, anche tutti pensavamo, diciamo, dai, certe le vinciamo facili, contro Cingoli sapevamo che sarebbe stata molto dura, infatti ci hanno dato una bella batosta, però erano anche le prime partite. Poi ovviamente col tempo che passa abbiamo iniziato a capire, a conoscerci meglio e a giocare un gioco sempre più veloce e con meno errori, quindi un gioco spettacolare come vuole Riccardo, e ci stiamo divertendo anche a giocare bene. Mentre si diverte un po' meno in questa fase, in queste ultime settimane, la Hogan Pescara, che dopo un inizio sprint nel campionato di Serie A2 è reduce adesso da una serie negativa di 7 gare senza vittorie. Ne abbiamo parlato con il suo allenatore Michele Mastrangelo, formazione pescarese, matricola di questo campionato di Serie A2, neopromossa dopo aver dominato lo scorso anno in Serie B. L'impressione del girone di andata è, anche se questo non lo direbbe il punteggio, però è abbastanza soddisfacente. Siamo partiti molto molto bene, poi abbiamo perso 3 partite di fila, che era anche prevedibile perché abbiamo giocato contro squadre più attrezzate e, diciamo, più preparate per la vittoria del campionato. E attualmente ci troviamo un attimino in una fase di così, una fase difficile di ripresa, però stiamo lavorando bene e sono convinto che ne usciremo veramente presto fuori. Credo che anche gli avversari, se ci danno per spacciati, faranno un grande errore, per cui questione di tempo e ne usciremo da questa situazione. Chiudiamo il capitolo legato alla Serie A2 maschile dando un'occhiata alla grafica, vedendo le gare che aspettano le due formazioni abruzzesi. Teramo fa visita alla Bologna sabato pomeriggio alle 19.30, mentre la Hogan Pescara affronta i toscani dell'Ambra alla Pala Giovanni Paolo II con fischio d'apertura domenica alle ore 18. Trasferta invece, come ricordavamo nella prima parte, del Campus Italia, che affronterà il Verde Azzurro. Vediamo anche rapidamente il quadro per quanto riguarda invece la Serie A2 al femminile, con la classifica. Teramo ancora a punteggio pieno, a 10 punti, e mantiene a debita distanza sia la Retusa sia la Flavioni Civitavecchia, che è stata superata proprio dalla squadra teramana la settimana scorsa. Vediamo anche il prossimo turno con Teramo che affronterà la PDO Benevento, squadra che rappresenta un mix di atlete sia salernitane che beneventane, e lo farà alla Pala San Nicolò, come detto, sabato a partire dalle ore 18. Passiamo al campionato di Serie B, sempre in tema di squadre abruzzesi, girone Abruzzo Marche, dove si torna in campo dopo la pausa. Teramo guida la graduatoria, dietro però Città Sant'Angelo, che affronta Monteprandone, la squadra marchigiana candidata all'assalto di categoria, proverà ad agganciare proprio il primato. Vediamo. Con la classifica cristallizzata all'ultimo turno giocato lo scorso 5 dicembre, il girone Abruzzo Marche di Serie B torna in campo nel weekend per la 6ª giornata di regular season. Al comando della classifica, con 10 punti a punteggio pieno, c'è la Lions Teramo. La formazione di Settimo Vassotti però anche nel prossimo fine settimana osserverà un turno di riposo, pausa fisiologica imposta dal calendario e di riflesso Schatz, per agganciare la vetta portata di mano per il Città Sant'Angelo. Ma gli angolani, Caduti e Cingoli, nella loro ultima uscita sono attesi da un altro match ad alta intensità sul fronte marchigiano, trasferta a Monteprandone in un duello che metterà di fronte due compagini candidate senza mezzi termini al salto di categoria. Sfida a distanza tra il miglior marcatore del girone, l'abruzzese Federico Di Pasquale con 41 reti, e il duo della squadra guidata da Voltaggio, formato da Grilli e Di Girolamo, 43 gol in due. Ritrova il campo a distanza di un mese l'Handball Club Pescara di coach Giuseppe Travaglini, in trasferta sul campo del Cus Ancona. Adriatici a secco di punti e ancora al fondo della classifica, cerca riscatto il Chieti. I neroverdi, guidati da Alessio Savini, fanno visita al Chiaravalle. Anche i marchigiani sono bloccati a zero. Per i teatini, opportunità ghiotta di mettere pressione alle squadre dell'alta classifica. E vediamola la classifica del campionato di Serie B per quanto riguarda il girone Abruzzo Marche, con Teramo che guida la graduatoria, poi Città Sant'Angelo che ha la possibilità nel prossimo turno però di agganciare il primato, perché Teramo riposerà. Nell'altra parte della classifica le altre due formazioni abruzzesi, ovvero Chieti a quota 4 e Handball Club Pescara. In grafica anche il prossimo turno, Cus Ancona, Handball Club Pescara, Monteprandone, Città Sant'Angelo, il big match di giornata. Domenica gioca il Chieti, che affronta in trasferta il
il Chiaravalle. Noi siamo in chiusura, prima di chiudere però voglio, prima di salutarlo, rivolgere un'ultima domanda a Marco, una domanda dovuta: quando è che ti rivediamo in campo? Dai, speriamo il più presto possibile, perché anche la voglia di tornare in campo è tanta, e dimostrare anche perché sono stato scelto e perché sono venuto qua. Perché sei un grande talento, te lo dico io, ti ho visto giocare. Chiedo al nostro Andrea Di Fabio di mostrarci, prima di salutarci, le immagini che hanno riguardato le feste di fine anno, le feste di chiusura di due realtà abruzzesi, sia la Pallamano Chieti al Centro Tecnico Federale, proprio nella Casa della Pallamano, sia la Hogan Pescara, con centinaia e centinaia di bambini in campo che si sono impegnati, si sono misurati tra di loro naturalmente, e si sono soprattutto divertiti con la pallamano. Ecco le immagini, e questo non può che farci piacere, perché vuol dire, questo è un dato che avevamo già visto nelle settimane scorse, che davvero in tanti bambini, tante famiglie stanno scegliendo qui in Abruzzo la pallamano, questo anche e sicuramente per merito delle tante attività di alto livello promozionali portate avanti dalla federazione all'interno del Centro Tecnico Federale di Chieti, la Casa della Pallamano. Queste immagini arrivano invece dalla Pala Giovanni Paolo II di Pescara, con oltre 200 bambini per la festa dell'Hogan a Pescara. Festa appunto, perché è tempo di feste. Marco, grazie intanto. Grazie a te, Matteo. E è tempo di feste, allora non ci resta che augurarvi un buon Natale, continuare a lasciarvi ammaliare dallo spettacolo della pallamano, e noi con la Casa della Pallamano ci ritroviamo nel 2022. Buona pallamano a tutti.